La Benetti non si tocca! La Benetti non si tocca! 8 ore di sciopero, voi non mollate, siete sempre qui e volete portare avanti questa battaglia? Noi non molliamo sicuramente, 8 ore di sciopero non sono state sufficienti affinché ci arrivassero rassicurazioni dall'azienda. Quindi manteniamo alta l'attenzione e abbiamo coinvolto le istituzioni anche ai massimi livelli, coinvolgendo l'onorevole Ricciatti, la quale si è presa in carico anche lei e porterà avanti la vertenza anche presso le sedi competenti, presso il Ministero del Lavoro. E non molleremo un attimo il fiato sul collo dalla Benetti, perché la Benetti è un'eccellenza produttiva del territorio, non può essere smembrata e svenduta a realtà che sono nate da poco qui presenti sul territorio fanese e che nulla di buono potrebbero portare. Quindi la Benetti non si tocca, questo è il messaggio che mandano tutti e tre i sindacati in maniera unitaria, CGL, CISL e UIL. Sono lavoratori che sono, c'è gente che qua da 40 anni, al di là che la Benetti rispetto a chi c'era prima, insomma, non è che siano 40 anni che sia sul territorio, però 20 anni ci siamo. Quindi c'è gente che ha maturato e cresciuto le proprie competenze, la propria professionalità, la maggior parte non è che ci sono delle novità, sono tutte persone giovani e quindi di conseguenza ancora possono dare tanto all'azienda e non permetteremo comunque che queste professionalità vengano a meno da un territorio di Fano dove tra l'altro era stata la stessa azienda nel tempo a dirci che eravamo l'eccellenza. Dall'ultima mobilità nel 2009 che venne fatta ci dissero che assolutamente era stata un'operazione dolorosa ma che si doveva fare, iniziò la crisi, quando comunque ci avevano detto che gli investimenti avrebbero continuato a farli perché ci tenevano questo polo dell'eccellenza che gli stessi riconoscono per le professionalità che loro hanno interno. Non permetteremo che questo polo venga dislocato in altre realtà, seppur vicine sul territorio o addirittura fuori dalla nostra regione. Noi cercheremo di far sì, visto che ha sempre detto Benetti che ci teneva a rimanere qua, che avrebbe investito le strade delle barche, il porto, bene, allora adesso ce lo dimostri, rimanga sul territorio e continui a dare lavoro a questi lavoratori. Ecco, a voi ritenete che ci siano le condizioni per mantenere l'asset lavorativo? Abbiamo bisogno che su questo ci sia un confronto aperto e leale da parte dell'azienda. Quindi chiediamo che i massimi vertici di questa azienda vengano al confronto e vengano al tavolo. Il sindaco su questo chiederemo che dia il massimo dell'impegno. Il coinvolgimento con i parlamentari servirà, l'interrogazione se servisse a portare al tavolo al Ministero anche la proprietà e l'azienda sui massimi livelli. Vogliamo chiarire questa cosa e tenere il punto fino in fondo per impedire che si disperda tanta capacità lavorativa, tanta professionalità. Questa azienda e questi lavoratori hanno risolto sempre i problemi di Azimut Benetti fino ad ora. Adesso chiediamo insieme di risolvere questo problema grosso. Non so che vuol dire.